Siracusa, Consiglio Comunale, scelti i revisori dei conti, 216 candidati per 3 posti. Ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Siracusa ha proseguito la seduta interrotta venerdì scorso, dando via libera alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti. Prima del sorteggio, nell'emiciclo all'interno del quale c'erano alcuni operatori degli asili nido che hanno esposto una striscione con la scritta «Dalle promesse ai fatti, asili nido aperti», è intervenuto Ezechia Paolo Reale, consigliere di opposizione. Non possiamo accettare che il bilancio di previsione venga approvato a fine anno perché questo non consente alcun tipo di programmazione, senza bilancio tutto è bloccato. L'amministrazione deve dare risposte su servizi come gli asili nido o la mensa scolastica o ancora i trasporti. Nell'aula Vittorini, come previsto dalle nuove norme, si è tenuto il sorteggio per la scelta dei 3 componenti e dei 3 supplenti del collegio. Come emerso dalla procedura di sorteggio, il nuovo organismo contabile del Comune sarà costituito da Sebastiano Brancati, Dorotea Caligiore e Giovanni Pappalardo, mentre supplenti sono stati estratti Mario Tortorici, Alfredo Rubino e Giuseppe Cognata. Il ragioniere generale del Comune, Giorgio Gianni, ha fatto presente che su 216 domande arrivate al Comune da parte dei professionisti per entrare a far parte del collegio, che va tra i suoi primi compiti quello di esprimere il proprio parere sia sul bilancio consuntivo 2017 che sul bilancio di previsione 2018. Intanto sul Comune c'è l'ombra del commissario ad acqua Angelo Saieva, nominato dall'assessorato regionale agli enti locali, che ha sollecitato il via libera ai 2 provvedimenti, approvazione del rendiconto 2017 e il provvisionale 2018-2020. L'assessore comunale al bilancio Nicolò Iacono ha spiegato che è tutto pronto e che mancava solo la costituzione del collegio per far andare avanti le procedure, così come molti assessori hanno più volte ribadito che il blocco a molti servizi è legato proprio all'assenza del bilancio. Una seduta importante per l'opposizione che ha ottenuto l'approvazione della mozione con un grande segnale della loro coalizione. Uniti abbiamo chiesto di procedere a garanzia dei dipendenti nel rispetto delle norme. La mozione portava la firma del consigliere comunale Castagnino e altre su tematica dipendente servizio degli uffici. Infine il consigliere Castagnino aveva chiesto che venisse messa in votazione la proposta sul punto riguardante gli asili nido, ovvero che il consiglio votasse di devolvere le somme dei gettoni di presenza, compresa l'indennità del presidente, al capitolo destinato al servizio fino al 31 dicembre 2018, raccogliendo pertanto una somma di circa 40.000 euro, ma il Presidente non ha messo in votazione la stessa proposta.